e festa a Ducenta. La frazione casertana si prepara a vivere il giorno principale dei festeggiamenti in onore di San Giorgio, molto amato e pregato dai cittadini devoti, così come ci spiega Don Michele Mottola, parroco della parrocchia intitolata al martire patrono. È un punto di riferimento importante per svolgere una vita cristiana secondo quanto il Vangelo ci indica. Gesù ci ha dato delle indicazioni e quindi il santo, in questo caso San Giorgio per i ducentesi, diventa un punto di riferimento importante perché è quella persona fisica che ci dice che quanto Gesù ci ha detto nel Vangelo si può vivere. Nel caso di San Giorgio quello che si evidenzia di più è proprio questo coraggio della fede. Vedere festeggiare San Giorgio è come dire noi vogliamo diventare come te e quindi chiedere a lui quell'aiuto necessario perché questo Vangelo venga vissuto nel miglior modo possibile. In una festa come quella di Ducenta e in altre feste, l'elemento fondamentale che deve essere evidenziato è proprio la parte spirituale. Quando si mette questo in evidenza, il popolo si unifica intorno all'Eucaristia. Tutte le devozioni portano a questo unico grande obiettivo, cioè intorno alla figura di Cristo e vivere in modo tale da essere pienamente configurati, quindi in piena sintonia con quanto lui ci ha detto. Ma anche l'altra parte però, non è quella che va sottovalutata, c'è cioè la parte civile. Anche stare insieme, mangiare una pizza insieme, mangiare un gelato insieme, fare una sagra insieme, anche quello è importante. Quindi io direi che le due cose vanno insieme, in equilibrio. È bello perché vedere questo contesto sociale, vivere con gioia, si nota che alla fine c'è una devozione, c'è un affetto verso un santo, quindi questo anche a me come parroco è entusiasmo. Domani da Ducenta Teleclub Italia seguirà in diretta per il secondo anno consecutivo la parte finale della processione a partire dalle ore 20 sul canale 98 e sulla pagina Facebook.